ABC Predator. Sono Brizzer degli Slackers. C'è bisogno del tuo aiuto per griffare un vanilla. Del mio aiuto? Per un vanilla? Ma cosa avrà di così complicato? Guarda tu stesso. Oh mio Dio! Agagaga è scappato appena mi ha visto. Ormai i griffers italiani fanno troppa paura. A malincuore ci toccherà griffare d'ora in poi server vuoti, dato che gli admin del server di 2 secondi fa hanno staccato la spina pur di non farsi sventrare tutto. Brizzer ha tirato fuori un IP di riserva che è un server vuoto. Lui dice che qui online non c'è mai nessuno e che in effetti sarebbe anche poco divertente griffare. Quindi che fare? Ci divertiamo qui fra noi oppure almeno andiamo a vedere se di là hanno riattaccato la presa? Alla fine abbiamo deciso per la seconda opzione. Fanculo. Ci hanno bannati sti codardi. Ora non abbiamo più IP e io ho ancora voglia di spaccare. Lo so che non dovremmo, ma fare una griffata stile capobastone con le shaders che non laggano è un mio desiderio inespresso da tempo. E dato che fare ragnatele enormi in server pieni è impossibile, per stavolta e solo per stavolta, chiedo agli Slackers e agli altri del mio clan se si uniscono a me a demolire il server vuoto di prima. Ok, non sarà, tra virgolette, vero griffing, ma spero almeno di fare una griffata dal punto di vista grafico spettacolare. E allora inauguriamo il server con la prima stringa. Sarà un piacere vedere la lava e l'acqua che collano. Bene, la lava è andata. Ora l'acqua. Guardate che spettacolo. Il nuovo hardware fa il suo dovere, le shaders ora non laggano più. E questo è solo l'inizio. Il bersaglio successivo è questo insieme di casette. Dato che in questo server il fuoco è abilitato, ho usato la lava per dare fuoco ad alcune di queste prima di pietrificare tutto. Nella prima griffata live degli Slackers avevo fatto lo stesso e i riflessi sull'acqua delle fiamme hanno reso da Dio. Ho cercato di fare poi lo stesso pure in questa griffata. Il video invece che avevo girato nella prima griffata live dei miei colleghi l'ho passato a questi ultimi, io alla fin fine non avevo fatto un cazzo, quindi credo sia più giusto che, se vogliono, il poco materiale che avevo girato lo usino loro. Via anche qui con la lava. Che bello vedere il sole che sorge sulla distruzione. Peccato non essere riuscito a riprendere i riflessi delle fiamme. Vediamo se riuscirò poi. È ora di preparare il colpo di grazia per questo server. Come comanda il buon vecchio capobastone, una bella ragnatela gigante che avvolga di lava e pietra tutto il villaggio sarebbe er meglio. Diamoci da fare dunque. Una volta finita la ragnatela, gli Slackers, prima di sommergere tutto di lava e pietra, hanno l'idea di far esplodere le TNT che hanno craftato con la polvere da sparo rubata nei forzieri. Vediamo come renderizzano. Via coi botti. Bello. Peccato solo che non siano esplose tutte e che ho sbagliato angolazione. Se stavo un po' più a destra si sarebbero viste riflesse nel lago. È arrivato il momento fatidico. Ho scelto una buona posizione per le riprese e gli Slackers stanno per creare una nuova Pompei. Via con la lava. Lo so, sono un fancazzista. Ma era necessario per avere la visuale migliore possibile. A questo punto, se devo fare una griffata da nabazzo, farò anche un video da nabazzo. Dato che questa pietrificazione è durata un secolo, la metterò a velocità 3000 e metterò un po' di musica sotto. Da quanto non lo dicevo, vai DJ. We'll be right back.
E così il server fu sepolto. La prossima notte qui sarà molto luminosa. Sul lato destro potete anche vedere il cumulo di lava sotto cui credo gli altri hanno sotterrato il castello della Domin. Ringrazio ancora gli Slackers per aver trovato il server e per avermi aiutato. E anche per avermi fatto finalmente mostrare al mio pubblico le fiamme di un alberello riflesse sull'acqua in Minecraft. E ovviamente non posso non posare con loro e il loro simbolo. Se non siete rimasti soddisfatti da questa griffata perché non c'era nessuno online, non preoccupatevi. Il prossimo video di Griffin avrà come protagonista un admin trollato per benino e una costruzione griffata, per così dire, particolare. Arrivederci alla prossima.